Una vittoria, Moras, che conferma il vostro ottimo momento. Sì, è una vittoria che ci dà credere di più. Abbiamo dimostrato veramente che possiamo avere anche più cattiveria di chi mancava le altre partite. Credo l'abbiamo dimostrato con Sassuolo, che possiamo veramente fare bene e meritiamo di essere lì dove siamo. Si è vinto, però è giusto anche sottolineare il fatto che insomma, non è stato il miglior Verona della stagione, specie nel primo tempo dove Sassuolo comunque ha dimostrato di essere una squadra molto importante per la categoria. Dopo merito comunque a voi di essere riusciti a portare a casa l'intera posta in palio. Lo so, cioè, parliamo per una squadra che sia prima, allora hanno perso anche loro occasioni, abbiamo perso anche noi. Ci può stare che noi abbiamo fatto gol e loro no. Allora io non voglio dire che il primo tempo noi siamo stati bravi, non sono d'accordo su questo. È importante, allora possiamo dire che eravamo più cattivi noi, avevamo più voglia di loro. Io questo ho visto e questa sensazione avevo durante la partita. Alla fine abbiamo preso 3 punti che sono importanti per continuare il campionato. Un plauso personale te lo meriti, Vangelis, in quanto insomma, hai stretto i denti, ti abbiamo visto prima del fischio iniziale insomma, provare a fianco anche di Ceccarelli, perché fino all'ultimo il mister aveva il dubbio se darti una maglia da titolare o meno, poi l'hai convinto, insomma, gli hai detto, mister, io voglio giocare. Vabbè, abbiamo deciso insieme, abbiamo parlato di provare, di aspettare fino alla fine, fino all'ultimo momento di giocare. Ho deciso di giocare, che sono posto, di provare, dopo non sapeva nessuno cosa può succedere, ma questo non è solo, cioè, non dobbiamo ringraziare, non dovete ringraziare a me, io devo ringraziare tutto il staff medico che ha fatto un buon lavoro, tutta la settimana hanno lavorato tutti con me per farmi stare bene, allora è più merito di loro, allora io devo ringraziare veramente loro che abbiamo fatto un bel lavoro e per fortuna è andata bene anche con la gamba che è tenuto, allora fino adesso è a posto, allora speriamo di essere anche per la prossima. Dall'alto della tua esperienza, Vangelis, secondo te Valeri come sta vivendo questo momento? Insomma, ha giocato davvero poco in questo inizio del campionato, è l'unica che ci giriamo intorno, appena 7 presenze, solo una da titolare, e se guardiamo il minutaggio, nemmeno 2 partite intere ha fatto. Come sta Božinov, soprattutto a livello psicologico? Davanti a noi vediamo un Bogino che lavora tutti i giorni e sta sempre in forma e fa sempre quello che può fare per essere in gruppo. Non ha tirato mai indietro, anche se poteva giocare di più partite di quello che ha giocato, ma lì la persona che decide è il mister. Io quello che vedo sempre è che è un giocatore, un professionista al 100%, ancora di più se possiamo dire, perché veramente dimostra sempre in allenamento che sia con noi, anche se non gioca titolare, ma quando entra sempre dà il massimo, che questo è molto importante anche per noi che iniziamo la partita, anche è un esempio per gli altri di far capire com'è un professionista, com'è un giocatore vero. Che deve far così perché solo così possiamo stare essere sempre alti in classifica. Allora è un esempio. Giovedì, partenza anticipata per Terni, si giocherà la 14ª giornata, squadra neopromossa, quella di Mister Toscano, una formazione molto pericolosa. Per te sarà una settimana questa dove immagino non lavorerai a pieno regime con la squadra, appunto visto che viene ancora da un infortunio abbastanza serio. Non lo so, vediamo ogni giorno come va. Io spero che sto bene. Adesso mi sento molto molto meglio. Mi sembra che oggi provo a fare con la squadra perché voglio essere con la squadra, non voglio andare avanti. Sai, aspettare l'ultimo minuto di entrare con la squadra per giocare. È una cosa che non mi fa bene a me, non fa bene anche il gruppo. Allora io se sto bene provo di entrare prima di quello che è non l'ultimo momento, perché è meglio che anche per me stesso di lavorare una settimana buona per essere pronto per la Ternana. Non si finisce mai di imparare, scoprirai anche dove è Terni sabato. Sì, anche questo, dai. È sempre una nuova esperienza, allora vediamo come andrà. Dai.